Alla fine della Grande Guerra, il Regio Esercito Italiano si ritrova con un armamentario alquanto variegato, che dimostrò i propri limiti durante i tragici e sanguinosi anni del conflitto. Per quanto riguarda le mitragliatrici leggere, l'esercito utilizzò dapprima le Villar Per Osa e verso la fine del conflitto adottò la SIA modello 1918. Entrambe le armi si dimostrarono sul campo di battaglia impraticabili, a causa dei numerosi inconvenienti che si registrarono durante il loro utilizzo. Questi furono causati spesso da una cattiva progettazione, dalla penosa qualità costruttiva, causata dalla cattiva qualità delle materie prime e l'urgente necessità di disporre di prima linea di tali armi, ed infine dalla cattiva manutenzione da parte dei reparti. Soprattutto con il modello 1918 si verificarono numerosi incidenti, spesso causati da alcuni difetti di alimentazione dell'arma. Infatti c'era la remota possibilità che un colpo esplodesse causando il ferimento del povero servente. A causa della cattiva fama, il modello progettato dal colonnello Abiel Bethel Rebelli fu presto relegato a ruoli secondari o peggio, destinato a prendere polvere nei magazzini del Regio Esercito. In tutto 4.000 SIA furono presto dimenticate nei magazzini ed in seguito assegnate ai battaglioni territoriali, alle divisioni costiere e alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Abbandonate quindi le mitragliatrici di guerra, si passò nuovamente alla progettazione di nuovi modelli, in linea con le altre potenze europee, le quali erano concentrate anch'esse sullo sviluppo di una nuova mitragliatrice leggera. La Breda e la Fiat si misero quindi all'opera, presentando durante gli anni 20 una serie di prototipi. Quest'ultima presentò la Fiat modello 1926, molto simile al modello 1924 di cui abbiamo parlato qualche anno fa. Rispetto al modello della SIA, era sicuramente più leggera e sicura, era provvista di un treppiede di falso calcio. Alcune di queste furono utilizzate in Tripolitania, Cirenaica e Fezzan durante la riconquista della Libia. Probabilmente qualche esemplare finì anche in Spagna, utilizzate dal Corpo Truppe Volontarie o dalle truppe franchiste. Come afferma Fantasy Cano nei suoi scritti sulla rivista di fanteria, neppure questa sembrò rispondere completamente dal punto di vista tecnico e tattico. Da queste parole si evince il fatto che non fu pienamente apprezzata dalla parte del Regio Esercito, perciò toccò quindi ai progettisti della Fiat rimettersi all'opera per perfezionare l'arma. Dai loro sforzi nacque la modello 28. La mitragliatrice in questione doveva rispondere a varie esigenze, tra cui l'affidabilità, una relativa semplicità dei componenti, la portabilità dell'arma, in quanto è richiesto un peso complessivo tale che consenta il trasporto e l'utilizzo dell'arma da un solo uomo. Infatti, le mitragliatrici leggere fino ad allora sviluppate in Italia erano caratterizzate da un peso eccessivo ed una scarsa ergonomia. Revelli provò a ridurre ulteriormente il peso dell'arma rispetto al modello precedente, arrivando a un peso complessivo di non più di 10 kg, che se confrontato al peso delle armi straniere coeve adottate in Europa risulta comunque superiore. Prodotta in 700 esemplari, fu consegnata ai reparti nel 1929 e fu ampiamente testata sul campo e confrontata con il modello della Breda. Quest'ultimo, denominato modello 5C, si dimostrò superiore, secondo i giudizi d'allora, in quanto quest'ultima incontrò presto il favore della fanteria per la maggiore solidità e semplicità e per il minor numero di pezzi di cui era composta. Il modello della Breda, dopo una serie di modifiche, fu adottato ufficialmente dal Regio Esercito. La modello 30 si dimostrò un'arma infima, tendente a continui malfunzionamenti, specialmente per quanto riguarda il sistema di alimentazione. Non a caso, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu soprannominata la Giuda dai reparti che la utilizzarono. Curioso notare che questi malfunzionamenti erano noti già all'epoca della sua adozione, come testimoniano le parole di Fantasy Cano. La mitragliatrice Breda presentò qualche inconveniente, ma offrì in compenso il grande vantaggio di una maggiore semplicità e di un minore numero di pezzi rispetto all'altra mitragliatrice. Bisogna anche considerare il fatto che la mitragliatrice della Fiat, rispetto al modello rivale, garantiva, secondo i costruttori, prestazioni superiori alla Breda, in quanto le interruzioni nel funzionamento automatico sono state contenute in limiti ai quali nessun'arma precedentemente era mai discesa. Inoltre, la durabilità dei componenti fu ampiamente testata. Un'arma, sottoposta a tiro prolungato, ha eseguito 90.000 colpi di seguito, conservando intatti tutti i suoi organi e rimanendo quindi in piena efficienza per il proseguimento del tiro. Le prove speciali eseguite con cartucce a carica forzata e quelle eseguite nelle condizioni più sfavorevoli nelle quali le armi possono trovarsi in guerra sono state superate con tutta facilità. La modello 1928 aveva le seguenti caratteristiche: una cadenza di fuoco dai 400 ai 450 colpi al minuto, a corto rinculo di canna, con caricatore di 20 cartucce con uno speciale sistema di rifornimento rapido a pacchetti metallici. Era dotata di un sistema di lubrificazione composto dal serbatoio e da una pompa, che una volta azionata dall'otturatore lubrificava canna e proietto. Un serbatoio pieno poteva lubrificare circa 1.000 colpi.
Un sistema simile fu adottato sulla Breda 30 e sappiamo bene quali effetti disastrosi ebbe sul campo di battaglia, specialmente in quello nordafricano. Durante le prove, la canna, a seguito di numerose serie di 200 colpi, alternando il fuoco prolungato a piccole raffiche, per un totale di 30.000 colpi sparati, resistette alle sollecitazioni, conservando delle buone qualità balistiche. Tralasciando il sistema di lubrificazione, talone d'Achille delle mitragliatrici leggere italiane, l'arma, per operare in condizioni ottimali, necessita di una pulizia maniacale delle parti, un lusso in tempo di guerra. Nonostante la mancata adozione da parte del Regio Esercito, la mitragliatrice ricomparve montata nella torretta di un prototipo di carro d'assalto dell'Ansaldo. Non è noto quale sia stato l'utilizzo dei rimanenti esemplari, anche se ipotizzo un loro probabile utilizzo durante la guerra civile che dilaniò la penisola italiana dal settembre del 43 al maggio del 45. Personalmente trovo scellerata la scelta di adottare un modello come la Breda 30, soprattutto se si considera il fatto che all'estero erano disponibili dei modelli per l'esportazione decisamente superiori, come per esempio il modello cecoslovacco ZB26. Sono sicuro che la scelta della Breda fu fatta semplicemente per favorire il prodotto di un'azienda nazionale, una scelta a dir poco infelice. Vi consiglio di dare un'occhiata al nostro blog, il link è in descrizione. Se volete supportare il canale con una donazione, il link di PayPal è sempre in descrizione. Se non avete già fatto, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.